Bentrovati all'interno di questo format che sta crescendo nel gradimento e anche nel numero di telespettatori su TeleOne, ma anche sui social che seguono un sogno chiamato automobilismo sportivo. Quattro punti di sospensione, storia. E la storia la vuole scrivere Carmelo Cultrera, direttore di Italo Italy, che è il protagonista chiaramente di questo spazio. Come stai, Carmelo? Beh, io ti ringrazio per il protagonista, sono solo un folle e appassionato che pensa di poter ritornare e far ritornare la Sicilia ai fasti di un tempo. Devo dire che grazie a questo progetto partito nel 2014, grazie a Facebook, a questi social che uno utilizza, sono riuscito a coinvolgere tanti piloti, tanti appassionati che mi seguono e ci seguono oggi. Con fervore, devo dire, vi ringrazio tutti chiaramente perché oltre a quello che scrivete sui social ci sono tutte, diciamo, i messaggi privati, però quelli mi fanno tanto piacere chiaramente, ma preferisco che ci uniamo per far sì che il Sud Italia, Sicilia, Calabria, Campania, ritornino a essere realmente, diciamo, ai fasti di un tempo, cioè come quando c'erano 20 gare in Sicilia, 30 fra Calabria e così via, e chiaramente titolate. A proposito di questo, oggi ho portato un ospite illustre, spero che sia di vostro gradimento e di tuo gradimento. Ma sicuramente sì, lo conosciamo, Valentino Acampora, ci colleghiamo con Napoli, presidente della Scuderia Vesuvio. Buonasera e benvenuto a Sala Stampa, Valentino Acampora. Grazie, buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Ecco, con Valentino faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la storicità delle scuderie, ce ne sono ormai poche importanti in tutta Italia, Sicuramente. che resistono alla crisi, che resistono al tempo, evidentemente, perché serve tanto entusiasmo, ma soprattutto passione, tanta passione. E allora, prima di coinvolgere Valentino Acampora, vorrei sentire dalla nostra redazione di Sicrepress, vediamo delle immagini dello slalom di Misilmeri, organizzato dal team Palichè e vinto da Virgilio, 26esima edizione. Vediamo questo breve contributo dalla redazione e poi in studio con i nostri ospiti. Il trapanese Giuseppe Virgilio deve sudare le proverbiali sette camicie, ma alla fine va a riporre in bacheca il trofeo riservato al vincitore assoluto del 26esimo slalom Città di Misilmeri, decima ed ultima prova della Coppa C-Sport Zona Sicilia, 22esimo Challenge Palichè Slalom. Piazza d'onore per Totò Arresta, ennesimo ottimo podio invece per Nicolò in camisa. Spettacolare la gara svoltasi in tre manche. Pur tormentato da noia al cambio della sua Radical SR4 Suzuki, Virgilio, portacolori della Trapani Corse, è riuscito nell'intento di rintuzzare i veementi attacchi portati dal mazzarese figlio d'arte Totò Arresta, il quale a sua volta non ha potuto sfruttare al meglio i cavalli della monoposto Gloria B5 Evo Suzuki, apparsa instabile nel posteriore. Alla fine, a separare i due compagni di scuderia alla Trapani Corse sono stati appena 16 centesimi di secondo. Virgilio, che in gara 2 si è visto comminare dai commissari di percorso una duplice penalità, 20 secondi in totale per l'abbattimento di due birilli, ha chiuso in 126 e 57 punti secondi, parziale ottenuto nel terzo settore. Arresta ha invece fermato i cronometri in 126 e 73 punti secondi, sempre nella terza manche. Terzo posto assoluto, come già ribadito, per Nicolò in camisa, parso comunque a proprio agio sul selettivo tracciato Misilmerese. Ad un soffio dai primi tre assoluti ha invece concluso la sua prova un arrembante Nino Di Matteo, al fiero della Raw Racing. La palma di miglior pilota locale è stata attribuita all'ottimo Sebastiano Visconti al debutto sulla monoposto Gepard Suzuki. Il portacolori della Misilmeri Racing, quinto assoluto con una gara in crescendo, ha regolato sempre tra i locali i velocissimi Filippo Cerniglia e Nicola Loburgio. Bene, queste sono immagini che appassionano sempre di più, ma veramente il mondo dei motori e coloro che amano ancora le auto storiche, evidentemente, no? Perché non esiste nell'automobilismo soltanto la Formula 1. Assolutamente. Quindi ricordiamolo. Ma ti dico che io ringrazio la vostra redazione che passa questi contributi e soprattutto la giornalista che ha realizzato questo insieme alla vostra redazione.
Ricordiamo sempre Lucy, perché senza di lei non andremmo in onda sicuramente. Salutiamo la nostra regista E infatti. in scrittura di regia, Lucy Gullotta. Esatto. E devo dire che il team Palichè storico, team Palichè della famiglia Cirito, sono proprio amici di famiglia e hanno iniziato, devo dire, con papà, proprio stiamo parlando agli albori, Italo Cutrera. E lo saluto con affetto e spero di averlo ospite di presenza qua con te, se chiaramente mi darai l'opportunità. Assolutamente sì. Allora, torniamo a Napoli da Valentino Acampora. So che lo volevi salutare, gli volevi fare anche una domanda a proposito, della gestione di una scuderia così importante come la scuderia Vesuvio. Sì, Valentino, intanto grazie di aver accettato in extremis l'invito. Ti ringrazio, ripeto, e ti continuerò sempre a ringraziare per l'invito che mi facesti a quella meravigliosa manifestazione organizzata da te e dalla Scuderia Vesuvio della rievocazione storica della Amalfia Gerola. Ti seguo sempre, come voi fate con me, e ti chiedo questo: quanto c'è di passione nel portare avanti una grande e storica scuderia come la tua? Senti, Carmè, ti posso dire la verità col cuore. Devi tenere, se un anno è composto da 365 giorni, devi fare 366 giorni di passione, ci devi È mettere vero. tutto. Noi lo facciamo così, se no non riesci in niente. Se metti passione vinci dovunque e qualsiasi sogno lo realizzi. Ti dico, questa è la verità, quello che sento dentro. Però devo anche dire che sono supportato dalla famiglia, Esatto, stavo aggiungendo dai proprio miei questo. figli, che sono tecnicamente sono aggiornati con queste nuove, cioè, con queste nuove tecnologie, sono dei mostri. Certo. Noi per l'età che abbiamo siamo un po' arrugginiti e piano piano iniziamo pure in quello. Comunque la scuderia Vesuvio. Mi sono reso conto in questi 10 anni che la sto gestendo io, è qualcosa di veramente, cioè, è parte di storia dell'automobilismo. Io Vero. mi ritrovo persone, spesso persone che hanno, che non hanno più una giovane età, che mi dicono: oh, la scuderia Vesuvio, mi fanno dei ringraziamenti speciali che esiste ancora, con questa compagine. E ne vado fiero, perciò quello che faccio lo faccio sempre con un impegno al 110%. Però Bene. devo dire una cosa, io sto col cuore vicino a voi siciliani, ai calabresi. Io mi sento a casa quando vengo giù, sia da voi sia in Calabria. Ho delle amicizie anche con Virgilio, con Peppe Virgilio, la famiglia Virgilio, poi a Erice c'è un rapporto bellissimo. Tenete della gente, ma anche il pubblico delle cronoscalate, delle gare. Sono talmente appassionati che valgono, la Sicilia vale per tutta la passione che può generare l'Italia intera. Guarda, questo te lo E dico. ti faccio una domanda a bruciapelo: è il buon Stefano Sacca che avrò ospite prossimamente? Ah, il siciliano? Il Era siciliano, ho detto, infatti. è stato velocissimo, ha vinto un campionato in pista con la Fiat 850 negli anni 70 con la scuderia Vesuvio. Lo Ma so. attualmente in Sicilia ci abbiamo piloti veramente forti, ti parlo di Franco Caruso, ti parlo di Francesca Vitabile nelle storiche, Come no? Rocco Altra Aiuto, persona straordinaria, Francesco. Francesco Evitabile. Avrò anche lui. Allora, In vorremmo Sicilia anche c'è. vedere a questo punto delle immagini relative al trofeo Nappi, che è la punta di diamante dell'organizzazione della scuderia Vesuvio in tema di gare, al circuito del Sele, e quindi vedremo qualche immagine di qualche anno fa, ma comunque che riguarda appunto l'organizzazione della scuderia Vesuvio. Ecco, oggi, è veramente impegnativo, soprattutto sul discorso sicurezza, organizzare una gara. In pista ovviamente ci sono dei dettami, ma poi se parliamo ovviamente di cronoscalate o di slalom, le cose si complicano un po' sul punto di vista della sicurezza. Valentino Acampora. È vero questo, in pista abbiamo
abbiamo più opportunità di poter mettere in sicurezza i piloti. Per il pubblico siamo ancora più protetti perché ci sono le gradinate e in pista ci sono le vie di veraci, come ci piacciono a noi, che sono le salite, gli slalom e i rally. C'è questa problematica del pubblico che spesso non mantiene, nonostante ci sono dei posti dove possono vedere la gara, c'è sempre qualche persona facinorosa che poi scavalca quei nastri e si mette a bordo strada e lì può sorgere veramente un pericolo. Io spero sempre che vada sempre tutto bene per queste cose, però purtroppo è la passione che poi spinge a queste cose. Quest'anno ci abbiamo avuto sia, ho notato che per esempio alla Monte Erice c'è stata una vigilanza anche sul pubblico, ma è stato qualcosa di veramente fenomenale, c'è da fargli un plauso. Hanno tenuto le persone lontano dal ciglio della strada ed è andato tutto in sicurezza, una gara dove non è successo. Cioè, questa per dirla in Sicilia, come ti posso dire di Orvieto, come ti posso dire delle altre gare che si sono svolte, sempre in sicurezza, però si rischia un po' di più in queste gare su strada, tanto. Certo, che hanno una grande tradizione, ma c'è un maggiore rischio assolutamente. Allora, Carmelo Cultrera ha preparato un'altra domanda per Valentino Acampara. Io gli volevo chiedere se in Sicilia la scuderia Vesuvio, poc'anzi ne accennava con qualche nome Valentino Acampara, avete dei piloti, dei punti di riferimento in Sicilia? Sì, certo. Nelle storiche abbiamo Francesca Vidabile, come ho nominato prima, con la BMW 320, e Melchiorre Lobiondo, che è una persona col 112 Abarth di Palermo. Ad Erice ci sta, no, vicino Trapani, non so se è vicino proprio, c'è Rocco Aiuto e Francesca Aiuto che corrono con noi, poi Franco Caruso che è di Comiso, che quest'anno ha fatto un grandissimo campionato italiano ed è andato pure a fare il master in Portogallo, poi è stato sfortunato col motore. Però sono persone che sono validissime, ma ho diversi piloti in Sicilia e mi fa piacere perché comunque io gli sto vicino a livello sportivo, ma pure a livello d'affetto. Io non sono il tipo che faccio il compitino e basta, io piglio il telefono nelle pre-gare, nelle prove, dopo la gara, li sento. Mi piace essere vicino, anche se non sono possibilitato a stare sulla gara. Ma questo per tutti i piloti, eh. Sentiamo Carmelo, voleva fare una domanda appunto a Valentino Acampora. Sì, Valentino, io ti chiedo questo. Questo spazio è chiaramente dedicato all'automobilismo, grazie appunto a Sika Press nella persona appunto del nostro amico Teghini. È chiaro che ti chiedo una collaborazione in questo senso, è perché è uno spazio aperto chiaramente, e mi farebbe piacere se anche da parte tua ci fosse un intervento di proposta di qualche pilota che vuole venire qua anche in diretta da poter chiacchierare con queste chiacchierate di Carmelo Cultrera. Ma lo farò sicuramente perché i ragazzi che abbiamo lì in Sicilia li posso coinvolgere sicuramente, ti passerò i numeri, non ci sono problemi. Bene, ti ringrazio. Valentino, Soprattutto sono persone alla mano. una domanda che riguarda un po' l'aspetto anche economico. Per fare un campionato italiano, quanto serve in euro, diciamo, una stagione completa, per fare una buona stagione? Dipende molto dalle categorie, perché se si parte dalla Racing Start, che è la categoria diciamo più economica, ha un budget. Se si vuole correre con delle TCR, un altro budget, e poi a salire per l'esport cambia. Ma Sommariamente con una macchina, mediamente che livello siamo? Un giovane che vuole divertirsi partendo con una Racing Start, un campionato da 10-12 gare, perché sarà sicuramente così, noleggiando auto e spese e tutto,
deve tenere un budget almeno dai 25 ai 30 mila euro. Esatto. E quindi servono tanti sponsor anche. Sì, servono sicuramente aiuti, a meno che non sia una persona già che abbia del suo da poter spendere, ma in questi casi i giovani sono sempre ragazzi che cercano di svettare, quindi ci vuole sempre un supporto economico. Io ho cercato pure di collocare tante situazioni. Quando vedo dei giovani che hanno stoffa e non hanno poi come poterla cucire, diciamo così, cerco sempre di mettermi in mezzo a trovargli qualche situazione, qualche amico che vuole puntare alla pubblicità, a farsi conoscere con un ragazzo che ha buone prospettive. Ma questo vale in tutti i campi, penso che sia così nell'automobilismo. Sì, Carmelo. Valentino, a proposito di questo, diciamo che uno degli obiettivi che si propone, un sogno chiamato automobilismo sportivo, quattro puntini storia, che è diventata un'associazione, come te lo sai, ufficiale, dove mi onoro di avere come presidente onorario Mario Donini, insomma, che mi sta aiutando in questo senso, anche lui, oltre altri nomi illustri. È quello di riportare i test invernali in sud Italia, che sia Calabria, Sicilia o Campania. Devo dire che sto avendo l'appoggio e la possibilità di farli grazie sia al team Malucelli Porsche Cup che ai team vari di Alex Caffi. Però chiaramente da solo non posso fare tutto. Tu cosa ne pensi? Cosa ne pensi? È l'ideale per loro. Perché spostarsi in Portogallo quando abbiamo Pergusa che adesso ha sistemato i Esatto. cordoli? Perché tutto Esatto. il problema di Pergusa erano quei cordoli un po' alti. Li hanno sistemati. Adesso che si è sistemato, è l'ideale. Il DTM veniva a fare i test a Pergusa nel periodo autunno-inverno. Si può Quindi ne ritornare a quello parliamo facendo. magari poi dopo e poi portiamo degli aggiornamenti perché diciamo se c'è questo interesse siamo più scuderie, più associazioni che possiamo sopportare questo, possiamo insomma iniziare a fare questi famosi test invernali in Sicilia, in Calabria e in Campania. E Bravo, sì, certo. Ma io chiaramente i sono ragazzi contento. avrebbero meno spese, che non appunto andare in Portogallo o andare al Nord Italia. Io sono con voi su questa situazione. Ne ho parlato pure cioè, con i responsabili di Pergusa, col direttore, con Ferdinando Ingro, con tante persone. Poi voi avete una persona in Sicilia che ho avuto modo di conoscere, che è Daniele Settimo. Che è veramente qualcosa, ha più passione di me, e lui può fare tanto in AC Sport. Va bene, faremo Bene. un tavolo rotondo per poter cercare di portare avanti questo Esatto. discorso e Prendiamo. ringrazio sempre questa opportunità che mi sta dando appunto un po' di notorietà per poter far sì di fare queste cose al sud Italia, perché ce lo meritiamo. Prendiamo questo impegno allora, prendiamo questo impegno con Bene. Valentina Campora che appoggia questa iniziativa, presidente della Scuderia Vesuvio, che ringraziamo e sicuramente avremo modo di averlo ancora ospite all'interno di un sogno chiamato automobilismo sportivo Sarà un sicuro. piacere, sicuramente. Grazie, Comunque, grazie e buon prima di lavoro e in bocca al lasciare. lupo. Grazie Valentino. No, un attimo, volevo invitarvi tutti al Trofeo Nappi che quest'anno si svolgerà sul circuito internazionale Napoli di Sarno nel weekend 19-21 novembre. Vi invito, venite lì, venite a correre, venite a vederci, a te Carmelo e pure ad Umberto Deghini. Mi farebbe tanto piacere avervi con me. Lo so che sei un grande, grazie. E io Grazie. posso testimoniarlo perché in quell'invito sei stato grandioso l'altra volta. Va bene, allora prendiamo anche l'impegno come sala stampa e quindi come redazione di Sicrapress di essere comunque presenti e poi proporre anche le immagini di questo weekend che si annuncia davvero spettacolare. Grazie, buon lavoro in bocca al Grazie lupo. Valentino, un abbraccio. Grazie. Grazie dunque a Buonasera a Valentino tutti. Campora, presidente della Scuderia Vesuvio, a proposito di storicità.
E finiamo qua con un sogno chiamato automobilismo sportivo, storia, diamo Quattro appuntamento. puntini e tutto il E resto. tutto il resto, poi diamo appuntamento alla prossima settimana. È Grazie davvero tutto, Umberto. grazie Carmelo Cultrera, direttore di Italo Italy, grazie a voi che avete seguito questo appuntamento e anche a coloro che seguono puntualmente la domenica, sala stampa su Tele One, oltre che sui social. Se Lucy Gulotta è pronta, possiamo andare in sigla.